Dunque, prima di cominciare a scrivere questo testo, io ero abituato a scrivere per il teatro oltre che per i romanzi, quindi in qualche modo avevo la sensazione che gli altri avrebbero sopperito alle mie mancanze, che i corpi avrebbero sopperito alle parole. In qualche modo ero anche grato al teatro e agli attori a teatro che si facessero carico di tutto quello che le mie parole non riuscivano a dire. Quindi non ero più il signore assoluto delle mie parole, di conseguenza il responsabile assoluto della capacità o incapacità di raccontare un mondo, ma in qualche modo delegavo o chiedevo aiuto a loro. Scrivere invece per qualcosa che invece verrà soltanto ascoltato, salvo appunto usi diversi, ma scrivere per essere esclusivamente, semplicemente ascoltato, tanto per cominciare è un'esperienza percettiva che consiglio a tutti, nel senso che acuisce per forza di cose le sensorialità altre che normalmente sono un po' tenute chiuse, e quindi in qualche modo spalanca il mondo, ci si rende conto che si può raccontare anche attraverso le cose che acusticamente succedono. Una volta io avevo un gioco che mi piaceva fare, che era dentro gli spazi vuoti registrare con un registratore digitale, e mi rendevo sempre conto che quello che noi pensiamo che sia il vuoto in realtà è abitato da altro. Ecco, scrivere per qualcosa che sarà ascoltato significa fare appello e chiedere aiuto all'altro, cioè al mondo, e non soltanto all'essere umano, anche a tutte quelle storie che ci passano accanto e di cui noi ci accorgiamo appunto soltanto da un elemento acustico. Scrivere o due personaggi che stanno in una stanza e un'automobile che passa e che strombazza sono delle storie che sono passate, sono delle persone che stanno dentro una macchina e probabilmente c'è un conflitto in atto per via dello strombazzamento. Ecco, attraverso fare appello a tutto quello che il mondo ci comunica attraverso i suoni è stata un'esperienza, devo dire, molto illuminante e soprattutto anche molto alleggerente sul versante delle parole. E dal punto di vista percettivo, appunto, dicevo, spalanca il mondo.